Questa è un'altra dimostrazione che un'alleanza tra istituzioni, perché qui il Comune ha fatto molto e ringrazio il Sindaco di Piazza perché ha messo a disposizione la struttura, ha messo a disposizione tutta la parte del trasporto per giungere in questa struttura, ma anche la parte di fondazione che ringraziamo per il contributo fondamentale che ha dato per la realizzazione di questa attività, che in questo momento i centri vaccinali rappresentano un punto fondamentale perché la campagna vaccinale sia di successo. Io tengo a sottolineare una cosa: se oggi EMA darà l'ok ad AstraZeneca, come mi auguro, lo dico chiaramente come mi auguro e come credo che se oggi ci fosse l'ok sarebbe stato, è stato molto grave quanto successo 3 giorni fa, non per il controllo doveroso, anche forse eccessivo, ma meglio se eccessivo che meno, ma per il terrorismo che si è fatto rispetto al vaccino AstraZeneca e quello che può comportare per chi aderisce alla campagna vaccinale. Dall'altro lato tengo a sottolineare quello che diceva Riccardo. AstraZeneca non può essere, o meglio, è consigliato di non darlo agli over 80, alle persone con pluripatologie, non perché abbia un effetto pericoloso su queste categorie, ma perché per le categorie più fragili è consigliato dare un vaccino che dà una maggiore copertura, che sono i vaccini mRNA che danno rispettivamente Pfizer 95 e Moderna 94% di copertura. Non c'entra nulla con l'affidabilità del vaccino. Non è che un vaccino è pericoloso e quindi non si dà gli over 80, questo non esiste, semplicemente per le persone che non hanno fragilità o sono più giovani possiamo permetterci una copertura leggermente inferiore, seppur voglio sottolineare che il vaccino AstraZeneca ha garantito a prima dose con le ultime rilevazioni il 73% di copertura, per arrivare all'82% dopo la seconda somministrazione a 12 settimane, per arrivare al 100% di copertura contro la malattia grave e il 95% di riduzione delle ospedalizzazioni. Questa è AstraZeneca. Se oggi dobbiamo vedere qual è il problema di AstraZeneca, e c'è, è il taglio di forniture che viene dato all'Unione Europea. Questo è un problema gravissimo, un problema in cui l'Unione Europea sicuramente deve incominciare a muoversi in modo serio, perché lo sforzo che sta facendo il territorio, e per il territorio non intendo semplicemente le istituzioni dalla regione al comune, ma penso alla fondazione, penso alle categorie economiche, penso alle forze sociali che ieri sono state con noi in questa battaglia, quello che vedete qui oggi, noi abbiamo messo la struttura, abbiamo messo l'esercito, ci devono dare le munizioni. Se l'Unione Europea non ci garantisce le munizioni, noi siamo un esercito forte e preparato, però non possiamo difenderci. Oggi dobbiamo difenderci con i vaccini e quindi l'appello che facciamo a livello nazionale, anche con questo simbolo dietro, con una comunità che si è mossa insieme per dare risposte ai cittadini, con questo simbolo che c'è dietro, chiediamo alle istituzioni che sono preposte a farci avere i vaccini di farceli avere, perché altrimenti sarebbero sforzi, non dico vani, ma sicuramente molto meno efficienti di quanto potrebbero essere se avessimo le dosi per fare una campagna vaccinale più forte e soprattutto più rapida. Abbiamo organizzato, parlo per la stampa, naturalmente anche un servizio di bus per portare la popolazione. Come vedete non ci sono problemi di parcheggio, perché abbiamo sia il parcheggio del centro congressi sia anche dietro il 26, per cui abbiamo dimostrato, credo, tutti quanti una certa efficienza, Presidente, e stamattina era veramente molto, a parte sto pozzetto che batte, lo faremo cambiare, insomma, faremo qualcosa. Grazie a tutti e complimenti per l'ottima organizzazione.